Ciaone! Buongiornissimo! Caffè? Inizio da ritardati, fatto! Avete letto il titolo? Finalmente ho incontrato Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un mio sogno fin da quando ero piccolino. E finalmente ho incontrato il 33%. Perché... Però, prima di parlare in quel momento e di tutto quello che ho provato in quell'istante praticamente casuale, dobbiamo tornare un po' indietro. Giovanni e Giacomo mi sono sempre piaciuti, fin da quando ero piccolino. Ho visto tutto di loro, praticamente. Al cinema ho visto Cosmo sul Comò, Oceani 3D, La Banda di Babbi Natale, Mamuta Mudica al cinema, Il ricco e il povero maggiordomo, Fuga da Roma Park, che è un discorso a parte. Ho anche alcune videocassette, tanto per farmi un esempio da quanto tempo mi piacciono. Tre uomini e una gamba. Ho I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo. Senchil Telun con annesso libro che devo avere dall'altra parte, così via. Chiedimi se sono felice. E di cui ringrazio anche una mia amica, Unplugged. A me che non piace neanche leggere, ho addirittura dei libri su Aldo, Giovanni e Giacomo. Vabbè, ho questo qua che è insieme alla video, era insieme alla videocassetta. Ho Alto come un vaso di gerani di Giacomo Poretti, del 2013 se non sbaglio. E poi ho Corro perché mia mamma mi picchia di Giovanni Storti e di Franz Rossi. Nel 2013 avevo deciso addirittura di andare a vedere il loro spettacolo a Mutta Mudica, che nonostante non sia a livello di Terchino il Telune e dei corti di Aldo, Gianni e Giacomo o di altri spettacoli teatrali, mi è piaciuto parecchio. Ho reso tanto, erano state 2 ore e mezza, 3 orette. C'ero andato con mio papà, ragazzi. Aldo, Giovanni e Giacomo tour teatrale 2012-2013, è andato a marzo 2013 a Milano ed era stata una bellissima emozione. Da lì addirittura mi era nato il puntino di aprire questo canale, perché questo canale prima era basato sullo squadro Giovanni e Giacomo. Però io cretino avevo violato tutti i copyright del mondo, perché non conoscevo la storia dei diritti d'autore. Tutto, ho detto, mi sa che sto facendo una cavolata assurda e quindi blocchiamo tutto, che non va bene la cosa. IAFF in volo! They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. But they're all like Somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to, cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us. And we won't dip. Quest'anno c'è stata un'altra occasione per incontrarli. Sono andato con 2 miei amici che saluto. Sono stato invitato perché faccio parte. Perché faccio parte? Sono un VIP. Ma che oh! No, perché sono iscritto al loro club ufficiale, al loro sito ufficiale, ad andare a vedere le registrazioni di una puntata di Verissimo, dove appunto Aldo, Giovanni e Giacomo avrebbero pubblicizzato il loro film che sarebbe dovuto uscire a Natale 2016, quindi Fuga da Roma Park. E sono andato appunto a Verissimo.
ed è stata una bellissima emozione, anche se purtroppo non ho avuto l'occasione neanche in quel caso di darli, farci una foto, eccetera eccetera. Nada de nada, proprio nulla, ed è stato un po' un peccato, diciamo. Vi lascio con qualche spezzettone, dai. Tanto voto a tutti ragazzi, benvenuti finalmente ad un nuovo video, e Simo se non si no. E oggi siamo qua con un vlog speciale. Fortuna che tu sei qua a passare. Ragazzi, stiamo finalmente a Cologno Nord. Ora stiamo andando a Cologno Sud, credo. Allora, vuoi uscire nel video o no? Sì o no? No. Sono da solo. Sono da solo e niente, ho chiesto indicazioni e ho spaventato un po' il ragazzo perché l'ho attaccato e non sapeva di parlare con un grande youtuber. Eh sì, ha avuto questa, vero Ale? Ha avuto questa, ci ha chiesto i soldi. Non mi sembrava tanto. Allora Bruno, boh, ma guardate, e io lo metto dentro. Vedi? Adesso questa bambina c'è il fortello di crisi immediatamente. Sei riconosciuto? No. Animatore, se facevate così. E quindi ci siamo conosciuti in questo villaggio e lì e poi è nata un po' tutta la... Piano piano. Ma la prima volta che... Sono un genio. Sei un genio, giustamente. Ma che domande fai, Massilia? Ma che domande fai? Ma che domande fai? Ma che ne so, le cose ti vengono casualmente. Ma i bulgari invece? E ragazzi, siamo appena usciti dalla registrazione con Aldo, Gianni e Giacomo a Verissimo. Ora sono qua ripreso da... sì, sono nello studio appunto della Mediaset. Ale, tieni su col braccio perché... Dai! Dai, Ale, ti prendo a pugni dopo. Vi ricordate di lui? Aspettate. Sta crescendo sempre di più. Ora è un panda. È un pandino. Ma che cazzo stai a dire? Una volta ogni tanto vado a Milano durante l'anno tipo 3-4 volte, quindi non tante, non sono della zona. Sono andato a Milano questo mercoledì 18 gennaio 2017 con due mie amiche che saluto e spero mi vedano, spero vedano questo video. E siamo andati a fare un giretto a Chinatown. È successa una cosa che aspettavo fin da quando ero piccino così, quindi vi racconto proprio la scena come è successa, perché... inimitabile. Siamo usciti da questo negozio, avevo in mano un bicchiere di tè, lo stavo guardando
eravamo su una strada su un marciapiede, tiro sullo sguardo e vedo che viene verso di me. E la mia faccia era tipo... perché l'avevo riconosciuto, però non riuscivo a credere ai miei occhi. Poi praticamente viene avanti verso di me e vede me che ero lì così. Sì, avevo questa faccia, ragazzi, lui mi avrà preso per un deficiente. E praticamente la prima cosa che ho detto: ciao Giovanni, vi ringrazio per tutto. E mi è uscita così, era come per dire: vi ringrazio per tutto quello che avete fatto. E lui mi ha guardato e... prego, credo mi abbia detto prego, non mi ricordo perfettamente le parole perché è stato tutto in un momento, cioè voi pensate a magari qualcuno che vi piace tanto come artista e lo beccate così, senza volerlo, io che vado 3 volte all'anno a Milano e lo becco 1 su 3. Giovanni, posso fare una foto con te? Certo, quando sei pronto. E io ero lì così. Basta, faccio per fare la fotografia, avevo un sorriso da deficiente, ma va bene così. Faccio per fare la fotografia, in quel momento lì non capivo come cazzo si faceva perché ero così. E riesco a scattare questa fotografia qua. Io nel frattempo avevo appoggiato il tè per terra. Lo riguardo, lo ringrazio, dico grazie mille Giovanni, ero tipo così, grazie mille Giovanni, porca troia. E lui mi dice, no, di nulla, tranquillo, però non dimenticate il tè per terra. Io mi giro, lo prendo e dico grazie mille e me ne vado. E probabilmente è stata una delle cose più belle che mi è mai successa finora nella mia vita, praticamente. Il bello di tutto ciò è che è stato casuale. Questo è stato il bello.